Elenco Sì si presenta in formato tridimensionale, almeno nella copertina, dottore, una presentazione qui al Roof Garden all'Hotel San Marco di Bergamo, con alle spalle proprio la porta San Giacomo, la porta che è stata appunto, come dicevamo, riportata proprio in copertina di questa nuova edizione del vostro elenco, così innovativo, così nuovo e veramente così particolare. Sì, quest'anno abbiamo scelto di inserire la porta San Giacomo approfittando della colorazione particolare del tricoloro che è stata conferita grazie all'illuminazione notturna. L'abbiamo ripresa, l'abbiamo riportata in tre dimensioni come tutte le nostre copertine, quindi di tutte le nostre province, presenti in tutta Italia. Noi copriamo attualmente 58 province. È evidente che sono 58 province, diventate 58 dopo le 46 dell'anno scorso, quindi siamo in continua crescita di copertura di mercato. Non solo in formato cartaceo. Non solo in formato cartaceo, all'interno del nostro elenco è presente un pittogramma che è quello relativo al tag di Microsoft, che ci ha dedicato un intero studio, una case history all'interno del suo sito ufficiale mondiale, quindi su microsoft.com tag. E a parte questo, quindi il collegamento con tutti i cellulari che dispongono di questo software gratuito che viene scaricato in pochi minuti, a parte questa connessione, noi siamo presenti anche in internet in maniera molto efficace. Attualmente abbiamo 264 categorizzazioni in cui siamo presenti in prima posizione in tutti i portali più importanti. Quindi se io cerco automobili Bergamo, arredamenti Bergamo, piuttosto che il sito di Pagine Sì attualmente riesce a dare tutta una serie di soluzioni tali per cui viene messo in prima posizione. Presidente, dicevamo prima il richiamo sociale anche sui vostri elenchi, sugli elenchi di Pagine Sì. Sì, ovviamente con i nostri elenchi intendiamo toccare anche dei sensibili argomenti sociali, perché il nostro elenco è un elenco di pubblica utilità e quindi nel nostro avanti elenco abbiamo voluto scegliere di inserire le attività, le associazioni no profit, quindi volte al sociale, che comunque insistono e sono presenti fortunatamente nel territorio. Proprio nei giorni scorsi abbiamo avuto l'incontro con il direttore della Caritas italiana, il Monsignor Nozza, tra l'altro bergamasco, in cui abbiamo presentato in questo incontro la nostra volontà e quindi l'accordo reciproco di pubblicare le informazioni relative alle attività della Caritas italiana e quindi delle Caritas diocesiane poi in realtà all'interno del nostro avanti elenco. Questo ci permetterà di poter dare informazioni continue ai cittadini, alla cittadinanza anche di Bergamo ma anche di tutte le altre province dove noi distribuiamo gli elenchi, di quali sono le attività che la Caritas promuove e come fare in modo di rendersi dinamici, quindi in questa azione di volontariato. Ovviamente la Caritas per noi è uno dei referenti principali, ci sono anche altre associazioni che possono e che devono tramite i nostri strumenti poter veicolare gratuitamente le informazioni. Continuate dunque, Presidente, a scommettere su Bergamo, sul territorio? Ovviamente sì, il nord tutto d'Italia ovviamente. Per noi Bergamo comunque ha una valenza particolare, è stata la prima realtà dove siamo entrati appunto nel nord Italia e siamo subito trovati in simbiosi con il modo di fare, con i nostri collaboratori valenti, attenti, i nostri clienti ovviamente che ringrazio in modo particolare e devo dire che con Bergamo, così come con altre città italiane, si è instaurato un feeling particolare proprio tra l'azienda Pagine Sì e la città stessa e anche personalmente devo dire. Grazie a voi Bergamas. Thank you.